Ciao a tutti, eccoci qua con un nuovo progetto. Questo sarà l'ultimo progetto del 2017. Vedete com'è bello? L'ho chiamato Gillette con occhio di pelliccia. Vi spiegherò dopo perché l'occhio di pelliccia. La pelliccia lo vedete già da voi, che l'abbiamo messa sul collo, sulle braccia, vedete? E la parte sotto della nostra maglia. Naturalmente questa maglia si può fare anche con la manica lunga. E poi finire con la pellicetta, vedete? Vedete com'è bella? Faccio vedere bene il punto e come è fatto il nostro modello. Adesso piano piano vi faccio vedere perché l'ho chiamato con l'occhio di pelliccia. Perché la parte dietro, come state per vedere, vedete? Ha questa particolarità lì dietro allo spacco che l'ho voluto chiamare occhio di pelliccia. Vedete com'è bella? Naturalmente si può indossare come ho fatto io sotto con una camicia, con un gilet, cioè scusate, con un maglioncino doccia vita, come volete voi. È una maglia un po' particolare, mi piace tantissimo, vedete? E ha questa bellissima pelliccia lavorata tutto intorno. Niente, adesso rimettiamo la maglia al suo posto, così la vedete tutta bene. Come vi dicevo prima, potete anche farla con la manica lunga. Vedete com'è bella? È proprio particolare questa maglia. Bene, cosa dire? Passiamo al lavoro. Bene, per fare questa bellissima maglia, io ho utilizzato questo bellissimo colore sfumato da 400 grammi. Questo qua è questo sfumato. E metri, se non ricordo male, 900 metri. Infatti, vedete, è un 50% di lana, 50% di acrilico, grammi 400, metri 900. Io praticamente ho utilizzato 240 grammi per fare il mio gilet, chiamiamola maglia, senza le maniche. Così facevo le maniche, era perfetto, vedete, con un gomitolone. E io ho fatto una taglia 44-46. E il color sfumato della Titanic, vedete. Qua dice di utilizzare l'uncinetto del 3-3,5, ferro 3-3,5. Io sinceramente ho utilizzato l'uncinetto del 4, ma può anche bene il 4,5 perché viene proprio morbido e largo il lavoro. Cosa dire? Per trovare queste bellissime filate basta andare sul loro sito Lana Mania o se no andate su Facebook e cliccate Salvatore di Prisco, scusate, un po' la gola un po' ancora maluccia. Per cui stavo dicendo, basta andare su Facebook e cliccate Salvatore di Prisco. Naturalmente c'è del sfumato, anche color tinta unita. Nel color tinta unita troverete con 500 grammi e 1100 qualcosa di metratura. Invece lo sfumato ha 900 metri di metratura con 400 grammi di filato. È sempre 50% di lana e 50% di acrilico. Vedete? Io totale ne ho utilizzato, ripeto, 240 grammi per fare la nostra maglia, la taglia 44-46 con l'uncinetto del 4. Se volete potete utilizzare, sento che è un bello spesso, anche l'uncinetto del 4,5. Ok, bene, poi ho utilizzato questo, naturalmente l'avevo già in casa, questo tipo di pelliccia, questo l'avevo già in casa io, però io ho controllato anche sul Salvatore de Prisco che c'è del facsimile anche colorato di questo tipo di pelliccia, un facsimile, per cui basta andare da loro e chiedere e vi diranno tutto quello che ne avete bisogno, vi aiutano. Ok? Niente, cosa dire? Io di questo ne ho utilizzato solo 50 grammi, ok? Per fare solo i bordi. Bene, passiamo al nostro lavoro. Bene, diciamo subito che questo lavoro è un multiplo di 6 catenelle, per cui scriviamo multiplo di 6 catenelle, ok? Allora, io vi dirò le taglie, ma ricordatevi sempre che se usate un uncinetto più piccolo, un uncinetto più grande, dovete sempre prendere una vostra maglia o anche quello che avete lavorato, qualsiasi cosa, basta che non sia elasticizzata, mettete sulle catenelle e andate a vedere se vanno bene le catenelle che avete messo, se no dovete o aggiungere o diminuire. Ricordatevi sempre di aggiungere 6 catenelle perché questo è multiplo, ok?
Vi dirò le taglie. Per la taglia 40-42 mettiamo su 78 catenelle. Ok? Per la taglia 42-44 mettiamo su 84 catenelle. Per la taglia che io andrò a fare, 44-46, metto su 90 catenelle. Questa è la taglia che io farò dove c'è ho messo la X, ok? 44 46. Per la taglia 46 48 mettiamo su 96 catenelle. Ok? Allora ricordate che io faccio la taglia 44 46, ok? Questa qui. 90 catenelle. Sempre vi dico che io utilizzerò, vedete, uncinetto del 4, ok? Però voi se utilizzate un uncinetto più piccolo o più grande, cercate sempre di guardare le catenelle che mettete su e prendete una vostra maglia e la misurate per vedere se va bene, ok? Questo lavoro si lavora in tre pezzi, bene? Stiamo facendo la parte del davanti, non il dietro. Questo si lavora la parte del davanti. Voglio precisare immediatamente. Il dietro si lavora con i due pezzi, ma poi vi farò vedere. Adesso iniziamo a fare il davanti. Mettiamo su chi fa la mia taglia 90 catenelle. Io lavorando il gomitolone ed è scuro come colore, vi farò vedere il campione come lavorare, ok? Vi farò vedere il lavoro con un filato più chiaro. Bene, andiamo a farlo. Bene, voi mettete su le 90 catenelle, dipende dalla taglia che utilizzerete. Io ho messo su per adesso delle catenelle solo per farvi vedere il lavoro, poi ve lo faccio vedere direttamente quello che ho fatto, i giri lavorati, va bene? Per cui voi mettete le 90 catenelle e io ho messo solamente 30 catenelle solo per farvi vedere come lavorare. Adesso questo è il primo giro, ok? Mettiamo su 1, 2, 3. E tenete allora ve lo rifaccio vedere dove c'è le 90 catenelle, dipende, mettete dito perché da questo punto a noi interessa, va bene? Mettete dito fermo nell'ultima catenella che è la 90esima, o io metto la 30, vedete? Metto qui il mio dito e andiamo a fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo dove c'è il mio dito, lo conto 1 2 e la terza catenella qui andiamo a fare una maglietta. Ok? Così, una maglietta. Rientro dopo ho fatto la maglietta, rientro, vado a fare un'altra maglietta, 2. Rientro, vado a fare la terza maglietta, sempre nella stessa catenella. Così. Poi di nuovo una catenella di separazione, saltiamo 1, 2, andiamo alla terza, andiamo a lavorare una maglietta. Così. Una catenella di separazione, saltiamo 1, 2, alla terza andiamo a fare il gruppo di 3 magliette. Per cui entro, faccio la prima maglietta, rientro, vado a fare la seconda maglietta. Rientro, vado a fare la terza maglietta, sempre nella stessa catenella abbiamo lavato 3 magliette. Vedete? Di nuovo una catenella di separazione, salto 1, 2 catenelle, vado alla terza, vado a fare una maglietta. Si lavora sempre così il primo giro, vedete? Di nuovo una catenella di separazione, poi saltiamo 2 catenelle, 1, 2, alla terza andiamo a fare qui 3 magliette, 1. Rientro 2, rientro 3, una catenella di separazione, salto 1, 2, andiamo all'altezza, andiamo a fare una maglietta, una catenella di separazione e di nuovo fate tutto il giro così, saltate 2 catenelle, all'altezza andate a fare 3 magliette sempre nella stessa catenella. Una catenella di separazione, poi saltate di nuovo 1, 2 catenelle, all'altezza andate a lavorare di nuovo il gruppo di 3 magliette. Andiamo a fare fino alla fine del nostro primo giro.
Bene, sono alla fine del giro, ho fatto il gruppo di tre maglie alte, poi una catena di separazione, adesso vado a contare 1, 2 e alla terza vado a fare una maglia alta. Se vi rimane una catenella non vi preoccupate, poi la scucite alla fine, l'importante è che finiamo con la maglia alta, va bene? Questo poi lo scuciamo alla fine, se vi rimane una catenella. L'importante è fare il primo giro così. Adesso il secondo giro. Il secondo giro facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, anzi 4, 5 catenelle, 3 catenelle equivale a una maglia alta più 2 catenelle di separazione, totale 5 catenelle. Prendiamo, andiamo, giriamo il lavoro. Adesso andiamo a lavorare dove ci sono le 3 maglie alte, andiamo a chiudere tutte e 3 maglie alte. Andiamo nella prima maglia alta e facciamo una mezza maglia alta lasciando il punto sull'uncinetto. Prendiamo il filo, andiamo nella seconda maglia alta sottostante, andiamo a fare un'altra mezza maglia alta lasciando il punto sull'uncinetto. Prendiamo il filo, andiamo nell'ultima maglia alta sottostante e andiamo a fare la terza maglia alta, mezza maglia alta, lasciamo il punto sull'uncinetto. Adesso chiudiamola tutte e 4 punti. Così. E abbiamo fatto 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle di separazione. Dove c'è la maglia alta, lavoriamo la maglia alta. Due catenelle di separazione e andiamo di nuovo, lì ci sono il gruppo di 3 maglie alte, andiamo a chiudere tutte e 3 maglie alte. Andiamo nella prima maglia alta sottostante, facciamo una mezza maglia alta, lasciamo il punto sull'uncinetto, prendo il filo, vado nella seconda maglia alta sottostante, faccio una mezza maglia alta, lascio il punto sull'uncinetto. Prendo il filo, vado nella terza maglia alta sottostante, vado a fare un'altra mezza maglia alta. Adesso abbiamo 4 maglie, 4 punti, vedete? Chiudiamo a tutti e 4 i punti. Così. 2 catenelle di separazione, dove c'è la maglia alta, andiamo a fare la maglia alta. Questo è il secondo giro, eh? 2 catenelle di separazione, andate di nuovo a chiudere le 3 maglie alte. Con 3 magliette insieme, vedete, così. Poi 2 catene di separazione dove c'è la maglietta e una maglietta. Dove c'è il gruppo di 3 magliette, andate a chiudere 3 magliette chiuse insieme. 2 catene di separazione, una maglietta sulla maglietta. Andiamo a fare così il secondo giro. Finisco il giro, vedete, con le 3 magliette chiuse insieme, 2 catene di separazione. Vado alla terza catenella, 1, 2, 3, vado a fare una maglietta. E abbiamo finito il secondo giro, ok? Andiamo a fare il terzo giro. Il terzo giro facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giro il lavoro, dopo ho fatto le 3 catenelle, rientro, vado a fare un'altra maglietta, totale 2 magliette, ok? Poi una catenella di separazione, dopo ho fatto il gruppo, vedete, le 3 magliette chiuse insieme, entro, vado a fare una maglietta. Una catenella di separazione. Adesso dove c'è la maglietta facciamo l'aumento di 3 magliette, per cui entro dove c'è la maglietta vado a fare una maglietta, prendo il filo, rientro, vado a fare la seconda maglietta, prendo il filo, rientro, vado a fare la terza maglietta. Così. Vedete? Una catenella di separazione, vado qui dove ci sono le 3 magliette chiuse insieme, entro e vado a fare una maglia alta. Una catenella di separazione, dove c'è la maglia alta, vado a fare 3 maglie alte. Entro, faccio la prima maglia alta, rientro la seconda, rientro la terza. Una catenella di separazione, dove c'è il gruppo di 3 magliette chiuse insieme, entro e vado a fare una maglia alta. Una catena di separazione dove ci sono dove c'è la maglia alta, vado a lavorare le 3 maglie alte, vedete? Così. Scusate. Così. Andiamo a fare tutto il terzo giro. Finiamo il terzo giro, vedete, ho fatto una maglia alta, una catena di separazione. Vado adesso alla terza catenella, 1, 2, 3. Vado a fare le mie 2 magliette, 1. Rientro sempre nella fatta maglietta e vado a fare un'altra maglietta. E questo è il terzo giro. Vedete come viene bello il lavoro? Il quarto giro facciamo 2 catenelle, 1 e 2, giriamo il lavoro, andiamo nella maglietta successiva qui e andiamo a fare una mezza maglietta.
così. Adesso andiamo a chiudere tutti e due i punti. Bene, adesso 2 catenelle di separazione, vado qui dove c'è la maglietta, lavoro la maglietta. 2 catenelle di separazione, vado dove ci sono le 3 magliette, vado a chiudere tutte e 3 magliette. Vado nella prima e faccio una mezza maglietta, lascio il punto sull'uncinetto, vado nella seconda maglietta sottostante e faccio un'altra mezza maglietta. Lascio il punto sull'uncinetto, vado nell'ultima maglietta sottostante, vado a fare anche qui una mezza maglietta. Adesso chiudo tutti e 4 i punti, così. Adesso andiamo a fare 2 catenelle di separazione, 1 e 2, dove c'è la maglietta, lavoro la maglietta. 2 catenelle di separazione, andiamo di nuovo dove ci sono le 3 magliette, vedete? Andiamo a chiudere tutte e 3 mezze magliette. Tutte e 3 magliette insieme, per cui una mezza maglietta, poi lascio il punto sull'uncinetto, vado nella seconda maglietta sottostante, faccio una mezza maglietta, lascio il punto sull'uncinetto, prendo il filo, vado nell'ultima maglietta, vado a fare anche qui una mezza maglietta, lascio il punto sull'uncinetto. Adesso chiudiamo tutti e 4 i punti. 2 catenelle di separazione, di nuovo dove c'è la maglietta, lavoro la maglietta così. 2 catenelle di separazione, andiamo a fare tutto il giro così, ok? Questo è il quarto giro. Bene, vedete? Finisco il giro con la maglietta, 2 catenelle di separazione, vado adesso nella prima maglietta qui, vado a fare una mezza maglietta, vado nella terza catenella iniziale, vado a fare anche qui una mezza maglietta. Adesso chiudiamo da tutti e 3 i punti. Questo è il nostro motivo, dal primo al quarto giro. È già un gruppo, ok? Ricordatevi che dal primo, secondo, terzo e quarto giro si forma un gruppo. Questo è il nostro gruppo, ok? Adesso ho ricominciato dal primo giro con 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, girate il lavoro, dove c'è la maglietta lavorate 3 magliette, 1, rientro 2, rientro 3. Una catenella di separazione, di nuovo dove c'è il gruppo di chiuse di 3 magliette entrate, fate una maglietta. Una catenella di separazione, di nuovo dove c'è la maglietta, andate a lavorare le 3 magliette, 1, rientro 2, rientro 3. Una catenella di separazione e così via. Questo di nuovo è il primo giro, ok? Ricordatevi che il gruppo è fatto di 4 giri, dal primo a 4. Poi ogni volta che fate 4 giri mettete un segnapunto, così non vi sbagliate che quello è il vostro gruppo, ok? Adesso vi faccio vedere come è venuto nella lana che sto usando io, così almeno avete l'idea, ok? Bene, vi faccio vedere. Io il primo gruppo l'ho già fatto. Vedete com'è bello? Per quello che l'ho fatto il campione piccolo per farvi vedere bene bene il lavoro. Vedete? Io ho già fatto il primo gruppo. 1, 2, 3, 4 giri. Ok? Adesso vado a fare gli altri. Dopo vi dirò quanti giri ho fatto totale io. Quanti gruppi, scusate, ho fatto io. Ricordatevi il gruppo che è dal primo al quarto giro. Dal quarto giro si ricomincia dal primo al quarto giro, così è un gruppo, ok? Questo è già un gruppo. Ricominciate adesso dal primo giro, secondo, terzo e quarto, boh, e così via. Dopo vi dirò quanti gruppi ho fatto io. A dopo. Bene, io in totale ho fatto, allora vi conto i gruppi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e alla fine 10. In totale ho fatto 10 gruppi, vedete come è venuto bene? Ok? Adesso andiamo, questa è la parte del davanti, adesso andiamo a fare la parte del dietro. Andate a fare solo il primo gruppo, dal primo giro fino al quarto giro e poi ci ritroviamo qui. Ho fatto i miei primi 4 giri, 1, 2, 3, 4 giri, che è il primo gruppo. Adesso andiamo a cominciare a dividere il lavoro, perché dobbiamo iniziare a dividere. Vi faccio vedere come. Allora, intanto prendo, vedete, tolgo questo, riprendo il mio lavoro, ok?
e giriamo il lavoro. Adesso vi faccio contare da questo momento, perché stiamo facendo il primo giro, dove ci sono le magliette. Andiamo a contare 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Scusate, e 7. Noi lavoriamo fino a questa maglietta qui e mettiamo il segnapunti. Fino a questa maglietta qui si lavora. Poi lasciamo questo gruppo qui, questo qui e questo gruppo qui, non li lavoriamo, ok? Dopo il segnapunti, questo qua non si lavora più, lavoriamo in due parti. Prima finiamo la prima parte e poi cominciamo la seconda parte. Perché se andate a contare questa parte qui, dove c'è le magliette, questa maglietta, non queste dove c'è l'inizio, queste non vanno contate. Per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vedete, dove c'è l'ultima maglietta, questo qui mettiamo il segnapunti, vuol dire che da questo segnapunti qua si lavora. Si lavora dal segnapunti fino alla fine del lavoro, come da qui, dal segnapunti fino alla fine del lavoro. Lasciamo fuori questi due gruppi col centro di magliette. Vedete? 1, 2, 3 non si lavorano più. Adesso lavoriamo prima la prima parte, poi finiamo la prima parte e poi ricominciamo di nuovo da questa parte qui. Adesso io vado a fare il primo giro e vi faccio vedere. Adesso facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, sto facendo il primo giro, ok? Vado dove c'è la maglietta, vado a fare le 3 magliette, 1, rientro 2, rientro 3, una catena di separazione, vado dove c'è un gruppo delle magliette chiuse insieme, vado a fare la maglietta, una catenella. Adesso io vado a lavorare fino al mio segnapunti, vado a fare tutto il primo giro fino al mio primo segnapunti, ok? Vedete, sono dove c'è il mio primo segnapunti. Vedete, ho fatto la maglietta, una catena di separazione. Tolgo il mio segnapunti, che non mi serve più. Vado qui e vado a fare. Sto andando a guardare se è giusto. La maglia alta. Così. Di nuovo 5 catenelle. 3, 4, 5 perché è il nostro secondo giro. Giriamo il lavoro. E andiamo a fare la maglietta sulla maglietta. Vedete? Così. Poi 2 catene di separazione. Di nuovo andiamo a chiudere adesso le 3 magliette. 1. Vedete? Sto rifacendo il mio secondo giro. 2 catene di separazione e così via. Fino alla fine, come avete visto, abbiamo praticamente girato il lavoro e lasciato sospeso questi due mali lavori. Vedete? Adesso lavoriamo sempre avanti così, dritto. Quando arrivi qua si rigira, si lavora sempre così. Adesso si finisce il secondo giro, finiamo tutto il secondo giro e poi ci ritroviamo qui. Bene, sono alla fine del secondo giro, nelle 2 catene di separazione, vado alla terza catena iniziale, vado a fare una maglia alta. Vedete? E qua abbiamo chiuso il secondo giro. Vedete come sta venendo? Il terzo giro, 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro. E sempre dove abbiamo fatto le 3 catenelle, rientriamo e facciamo la maglia alta. Una catena di separazione, poi dove c'è un gruppo di maglie alte, andiamo a fare una maglia alta. Una catena di separazione, di nuovo dove c'è la maglia alta, andiamo a lavare le 3 maglie alte. Andiamo a fare tutto il terzo giro così. 2 e 3, una catena di separazione e andiamo a fare fino al terzo giro, fino a qui, vedete? Fino ad arrivare qui. Abbiamo il terzo giro, vedete, nell'ultima magliata le 3 magliette, una catena di separazione, vado alla terza catena iniziale, vado a fare 2 magliette, 1, rientro 2, sempre nella stessa catenella, vedete? E abbiamo fatto qui il terzo giro, ok? Adesso il quarto giro, 2 catenelle, 1 e 2, giriamo il lavoro, ok? Andiamo dove c'è la seconda maglietta, entriamo, andiamo a fare una mezza maglietta e poi chiuso tutte e due insieme, vedete? Così. Poi 2 catenelle di separazione, di nuovo,
scusate, andiamo a chiudere le tre magliette chiuse insieme. 1, vado veloce perché già lo sapete, 2 e 3. 2 catene di separazione e così via. Vedete? E abbiamo ricostruito il nostro giro. Questo è il quarto giro. Finiamo tutto il quarto giro e poi ci ritroviamo qui. Finiamo il giro, vedete, con le 2 catenelle di separazione, andiamo nella prima maglietta, facciamo una mezza maglietta, vado nella terza catena iniziale, vado a fare un'altra mezza maglietta e adesso andiamo a chiudere tutti e tre i punti. E questo è il quarto giro. Vedete? E abbiamo lavorato già un gruppo. Adesso io vado a mettere qui il mio segnale che già ho fatto un gruppo. Che sapete che 4 giri sono già si forma un gruppo. Dovete lavorare adesso tutto così, questa fila così. Se avete fatto 10 gruppi, dovete fare 10 gruppi anche fino alla fine, anche del dietro. Io ho già fatto il primo e il secondo, poi vado avanti fino a 10 gruppi. Poi, dopo aver finito 10 gruppi, iniziate da questa parte qui, da qui, fino a dove c'è il segnapunti, dove c'è la maglietta. Questa parte qui deve rimanere aperta, ok? Per cui lavoriamo anche questa parte qui. Prima parte e poi seconda parte, fino a dove c'è il nostro segnapunti che è questo, da qua a qua, dove c'è il segnapunti, anche qui fino a 10 giri, non so quanti gruppi fate voi, va bene? Andiamo avanti così. Bene, adesso ricominciate di nuovo, come vi ho detto prima, andiamo avanti così, ricominciamo con le 3-4 catenelle e poi di nuovo quelli del primo giro, ricordate, il primo giro sono 4 catenelle, poi dove c'è la magliata iniziate a fare le 3 magliette, una catena di separazione, poi una magliata, una catena di separazione, 3 magliette e così via, fate dal primo al quarto giro, ok? Al quarto giro. Andiamo avanti così, a dopo. Bene, io in totale ho fatto, da quando abbiamo fatto, vi ricordate, il primo gruppo normale, ok? Poi allora uno, poi ho lavorato la metà, il secondo gruppo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono giro mi sono fermata al primo, secondo e terzo gruppo completo. Poi cosa faccio adesso? Perché dopo dobbiamo adesso iniziare da questa parte, finire sempre anche qui con il nono gruppo, con il terzo giro, perché poi dobbiamo riunire la parte sopra, tutte insieme, ok? Per cui adesso io ho fatto il nono giro, invece di finire con il quarto giro, ho finito con il terzo giro. Cosa faccio? Taglio il filo, ok? Così. Lo taglio e lo lascio così. Poi dopo lo andiamo a completare il quarto giro insieme all'altra parte. Adesso cosa facciamo? Iniziamo qui dove c'è il segnapunti e dopo intanto vi faccio vedere. Ok, adesso dove c'è il segnapunti prendo, lo tolgo, vedete? E vado a mettere il mio gancio qui con entro così, perfetto. Adesso vado a fare come sempre il primo giro, 4 catenelle, vedete? Così, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Poi vado qui dove c'è il gruppo, le tre magliette chiuse insieme, entro e vado a fare la maglietta. Questo è il primo giro, se vi ricordate, una catena di separazione e dove c'è la maglietta andate a fare le tre magliette, questo lo sapete già. Adesso lavoriamo tutto il primo giro, aspettate, lavoriamo tutto il primo giro e poi vi faccio vedere quando arriviamo qui cosa fare, ok? A dopo. Come vedete, abbiamo iniziato il primo giro con le 4 catenelle, poi la maglietta e così via, fino ad arrivare alla fine del giro con una catenella. Poi vado qui dove abbiamo fatto le due magliette chiuse insieme e vado a fare una maglietta. E questo è il nostro primo giro, vedete? Poi il secondo giro, andate fino a qui, poi il terzo, come abbiamo lavorato con questa parte qui, dovete fare la stessa cosa con qui. Vedete? Adesso mettete segnapunti che da questo momento questo è il primo gruppo, l'abbiamo fatto tutto insieme, vedete? Tutto insieme. Adesso state facendo il secondo gruppo, andate a fare fino al nono gruppo e il nono gruppo con il terzo giro, poi vi faccio vedere come riunire le due parti, ok? A dopo.
Bene, ho fatto anche la seconda parte, ho fatto fino al nono giro, però il nono giro l'ho finito con il terzo, scusate, ho fatto fino al nono gruppo e poi il nono gruppo ho fatto, come vedete, primo, secondo, terzo giro. Il quarto giro lo faremo insieme come abbiamo fatto qua. Abbiamo fatto 8 giri, il nono poi abbiamo fatto 1, 2 e 3 giri e avevamo chiuso, vi ricordate? Al terzo giro. Poi adesso di qua vi faccio vedere bene, conto anche questo perché va contata anche questa parte qui, per cui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e il nono giro abbiamo fatto primo giro, secondo giro e terzo giro. Adesso giriamo il lavoro, ok? E andiamo a ricominciare il quarto giro sempre del nono gruppo. Facciamo il quarto giro del nono gruppo. Come arriviamo qui, vi faccio vedere come riunire l'altra parte. Ok, faccio 2 catenelle, 1 e 2 e giro il lavoro. Okay. Vado nella maglietta successiva da fare la mezza maglietta e chiudo tutti e 2 i punti. Questo è il quarto giro che stiamo facendo nel nono gruppo. Poi una catenella, anzi 2 catenelle. Poi andiamo dove c'è la maglietta e lavoriamo la maglietta. Stiamo facendo l'ultimo giro, vedete? Poi 2 catenelle, adesso andiamo a chiudere tutte e 3 le magliette. Ma lo sapete, per cui non serve che ve lo rispiego, che tanto avete già fatto. Ok, adesso cosa faccio? Vado a lavorare fino ad arrivare qui. Quando arrivo qui vi faccio vedere cosa fare. Sono arrivata alla fine del giro, vedete? Faccio direttamente le 2 catenelle, poi vado qui, vado a fare una mezza maglietta, vado qui alla terza catenella, vado a fare un'altra mezza maglietta. Adesso chiudo tutti e 3 i punti. Adesso contiamo 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andiamo, prendiamo l'altra parte del lavoro, mettiamolo bene dritto, ok? Detta. Andiamo a prendere l'altra parte del lavoro, entro e vado a fare una mezza maglietta, così, ok? Vado nell'altra maglietta sempre e vado a fare un'altra mezza maglietta. Adesso chiudo tutti e 3 i punti e abbiamo riunito, vedete, il nostro lavoro, ok? Adesso andiamo a fare le 2 catenelle e continuiamo il lavoro finendo il quarto giro del nono gruppo. Vedete? Andiamo a fare i gruppi di 3 magliette chiusi insieme. Ok, 2 catenelle e adesso è andato a finire tutto il giro, l'ultimo giro del nono giro. Scusate, del nono gruppo. Vedete che abbiamo fatto 1, 2, 3. Questo è poi il terzo giro. Stiamo finendo il quarto giro del nono gruppo. Finiamo questo. Finisco il giro, vedete, con la maglietta e le 2 catenelle di separazione. Poi vado a chiudere nella prima maglietta, faccio una mezza maglietta. Vado nella terza catenella, voglio fare un'altra mezza maglietta. Adesso chiudo tutti e 3 i punti. E abbiamo finito anche qui il quarto giro. E questo è l'ultimo gruppo del nono, ok? Adesso iniziamo il primo giro del decimo gruppo. Il primo giro lo sapete già, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Giriamo il lavoro, ok? Adesso andiamo a lavorare come sempre fino ad arrivare qua che vi dico come fare. Facciamo tutto il primo giro fino ad arrivare qui. Ok. Vedete, sono arrivata qui dove c'è il nostro lavoro che abbiamo messo le catenelle, ok? Adesso dove c'è la maglietta ho fatto le 3 magliette, una catena di separazione. Invece di fare la maglietta adesso sopra qui, andiamo direttamente qui nel foro, vedete? E facciamo la maglietta così. Poi facciamo sempre una catenella e contiamo 1, 2, 3. Alla quarta catenella andiamo a fare le 3 magliette, 1, 2 e 3, una catenella e di nuovo che saltiamo 1, 2, 3, alla quarta facciamo una maglietta. Stiamo cambiando solamente qui la parte del lavoro, ok?
una catenella e di nuovo saltiamo 1 2 3 qui, andiamo a fare le 3 maglie alte, 1 rientro, 2 rientro, 3, una catenella e vado qui nel foro, vado a fare la maglia alta. Aspettate che così nascondo questo filato, ok, e abbiamo fatto una catenella. Adesso ricominciamo come sempre, dove c'è la maglia alta vado a fare qui il nostro motivo, 3 maglie alte, 1 rientro, 2 rientro, 3, una catenella di nuovo dove c'è le 3 maglie alte, chiuse insieme faccio una maglia alta. L'unica cosa che abbiamo cambiato, come avete visto, è solamente questa parte qui, vedete, perché abbiamo ri riunito il nostro lavoro, come vedete. Adesso è andato a finire tutto il primo giro del decimo gruppo, perché stiamo facendo l'ultimo gruppo. Questo è, ricordate, anzi mettiamo qui il segnapunti, che ricordiamo che è il nono giro, questo nono gruppo, scusate. Ok, e adesso stiamo facendo il primo giro, vedete, stiamo facendo il primo giro, finiamo il primo giro, poi lavorate come normalmente si lavora, dove ci sono le 3 magliette fate le 3 magliette chiuse insieme, una maglietta come sempre. Abbiamo solo cambiato questo giro qua, solamente per riunire il lavoro e basta. Adesso ho lavorato tutti i 4 giri, questo è il primo che abbiamo fatto, poi fate il secondo, il terzo e quarto giro, che è l'ultimo gruppo che ci mancava, totale 10 gruppi. Finiamo questo decimo gruppo e poi ci ritroviamo qui. Bene, ho finito, vedete, la parte di sotto, vedete, e poi abbiamo riunito la parte sopra, vedete? Ok? Questa è la parte sopra che abbiamo finito. E se andate a contare sono 10 gruppi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e alla fine 10. Vedete? È la stessa cosa di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso cosa facciamo? Andiamo a prendere il pezzo davanti, perché questo sapete che è il pezzo di dietro. Andiamo a fare, vi faccio vedere come metterli per riunirli. Ok, mettiamo la parte dritta verso di noi, ok? Questa è la parte che va messa sul davanti. Per cui adesso mettiamo la dritta verso di noi, poi andiamo a prendere il pezzo sopra, ok? Che mettiamo il rovescio verso di noi, ok? Così. Andiamo dopo a cucire prima i due lati, cuciamo da qua a qua, ok? Naturalmente lasciamo lo spazio per le braccia, per cui adesso tolgo un attimo questo segnapunti, ok? Tolgo i segnapunti così vi faccio vedere quanto riunire, ok? Così vi dico quanto lasciare per le braccia. Bene, sto togliendo tutti i segnapunti. Ok, adesso mettiamo, iniziamo da sopra, dove ci sono le due magliette, vedete? Entriamo nella prima maglietta, entriamo e mettiamo i segnapunti. E qua verrà iniziato a contare. Contiamo. Allora, 1, 2, 3, 4 è già un gruppo, per cui poi ricontiamo di nuovo. 1, 2, 3, aspettate che conto bene, 4, allora mettiamo bene. Ok, totale ho lasciato 3 gruppi, 1, 2, 3 gruppi, ok? Cioè, dove ci sono i magliette, sul magliato ho messo il segnapunti. Ok, ho lasciato totale 3 gruppi, ok? Poi da qui fino ad arrivare qui andiamo a cucire. Andiamo a mettere qui i segnapunti alla finale, che sappiamo che dobbiamo cucire tutta questa parte qui. Ed è una. Vedete?
tutta questa parte qui andiamo a cucire e lasciate qui tre gruppi. Poi la stessa cosa andiamo a fare anche da questa parte. Adesso vi faccio vedere, per cui io ho lasciato con tre gruppi da qua, 1, 2 e 3, per cui vado, riunisco dove c'è l'altro segnapunti, vedete da qua, riunisco e questo sarà il mio spazio. Adesso tolgo segnapunti, questa è la parte qui che non mi serve più, vedete, perché ho lasciato lo spazio. Metto la parte in alto qui i segnapunti, qui e qui. Ok, questa è la parte del braccio, come vedete, uno, e poi da questa parte qui fino a qui va cucito. Adesso togliamo tutti i segnapunti e poi vi faccio vedere. Ok, poi cosa ho fatto? Dopo aver riunito, vedete, dobbiamo cucire da questa parte qua lo lasciamo libero per le braccia, anche di qua libero per le braccia e qua tutto cucito. Adesso contiamo per la parte sopra, contiamo 4 magliette, per cui 1, 2, 3 e 4 e metto al centro qui nel foro il segnapunti. La stessa cosa lo vado a fare di qua, conto 4 magliette, per cui 1, solo questo, non dove ci sono le due magliette, 1, 2, 3 e 4 e metto qui il segnapunti e lasciamo questa parte qui del collo aperto, ok? Adesso andiamo a cucire tutte queste parti qui e poi ci ritroviamo di nuovo a lavorare qua. Andiamo a cucire. Bene, io l'ho cucito tutti e due i lati, vedete? Tutta la cucitura da qua a qua, vedete com'è bello? E anche la parte di qua, vedete? Tutta la cucitura lasciando il braccio aperto. Ok, ora ve lo faccio vedere. Questa è la parte davanti della nostra maglia, adesso lo metto bene. Così lo vedete bene, questa è l'apertura del collo, ok, la parte sopra e la parte sotto, tutta adesso è messa così, ma naturalmente devo metterla bene, ok. Adesso vi faccio vedere la parte dietro della maglia, vedete, una, questa è l'apertura del dietro, vedete, la parte dietro aperta, naturalmente ho cucito tutti i lati e qua tutto sistemato, vedete, vedete com'è bello, tutto aperto qui e tutto cucito. Adesso andiamo a fare la parte sotto il collo. Chi vuole può continuare a fare le maniche, io non farò le maniche perché mi piace metterla sotto la camicia, per cui farò un bordino con il filato, con non so se metterò questo tipo di filato, vedete, che è bello con la pelliccia tutto intorno. Adesso ve lo faccio vedere, provo a farne una parte e poi vi faccio vedere come fare. Ok, come vedete io ho già fatto il bordo qui con questo filato che adesso vi faccio vedere, il bordo qui in basso, qui ai lati di dietro, una mezza manica e il collo. Tanto io l'ho fatto già perché adesso ve lo faccio vedere con l'altra parte della manica, è facilissimo. Come fate qua, lo dovete fare tutto intorno qua, nella manica, nel collo e la parte sotto, per cui vi faccio vedere come fare. Mi avvicino un po', vedete, questo è un filato con la pelliccia, la chiamiamo così, con la pelliccia, vedete com'è, è così, e si lavora solamente con delle maglie basse. Entriamo sotto qui al centro di qua, entriamo e lavoriamo delle maglie basse. Usiamo un uncinetto sempre un po' più grande rispetto a quello che dice, perché qua dice che portava l'uncinetto del 3, ma io uso il 4 perché così sento la morbidezza e anche il punto, perché visto che non si vede il punto, ok? Allora entriamo così e faccio un nodo, ok?
faccio un nodo per stare tranquilla che non mi si sfila. Poi, essendo che non si vede, meglio faccio un nodo, così siamo sicuri che non si sfila. Ok. Allora, entriamo di nuovo, prendo il filo, faccio una catenella, rientro e vado a fare una maglia bassa. Io qui vado a prendere il segnapunti, metto il segnapunti per ricordarmi che questo qui è il punto dove io ho iniziato, così sono sicura di non perdere il mio punto. Ok? Perché essendo con la pelliccia, se no si fa fatica a capire dove è l'inizio. Vedete? Già. Lo rifaccio di nuovo, vedete? Perché già si è perso il punto, vedete? Lo rifaccio, allora entro. Faccio una catenella, prendo una catenella, rientro e vado a fare il mio punto. Ok, da qui metto il segnapunti. Trovato, vedete? Bene. Adesso vado nella maglia successiva e vado a fare anche qui largo, lavorate largo, una maglia bassa. Vado nella maglia successiva, faccio una maglia bassa. Vado nella maglia successiva e vado a fare una maglia bassa. Vado nella maglia, vedete, successiva ed a fare una maglia bassa. Lavoro largo perché in modo tale che io sento la morbidezza del punto. Lo sentite quando arrivate qui, poi lo sentite il vuoto del punto, per cui entrate nel vuoto e trovate il punto. Per cui adesso vado nella maglia successiva ed a fare una maglia bassa. Vado nella maglia successiva ed a fare una maglia bassa. Si lavora sempre con delle maglie basse, vedete? Maglia successiva, una maglia bassa. Così. Poi di nuovo maglia successiva, una maglia bassa, vedete? Dove c'è lo spazio delle maglie alte, vedete qui, entro e vado a fare una maglia bassa. Lo lavoro largo in modo tale che mi si viene bello morbido. Vado nella successiva e vado a fare una maglia bassa. Vado nella successiva e vado a fare una maglia bassa. Nella successiva vado a fare un'altra maglia bassa. Così faccio per tutto il giro, vedete? Io intanto sto anche nascondendo il filato. Nella successiva vado a fare un'altra maglia bassa. Nella successiva un'altra maglia bassa. Così. Vedete come sta venendo? Piano piano la pelliccia si lavora. Metto bene il lavoro, lo giro bene. Vado nella successiva vado a fare una maglia bassa. Sempre nella maglia successiva faccio una maglia bassa, nella successiva una maglia bassa. Così vedete, lo sto facendo per tutto il giro. Questo che sto facendo adesso lo dovete fare anche dove io l'ho fatto nel bordo di sotto, l'ho fatto dove c'è lo spacco di dietro della maglia, nel collo, vedete, ogni maglia successiva una maglia bassa. Così, lavorata larga la maglia bassa, in modo tale che dopo il giro successivo sentite il punto del vuoto, vedete? Così, successivo una maglia bassa, successivo una maglia bassa, successivo una maglia bassa, vedete? Sto arrivando alla fine del mio giro, ok? Successiva una maglia bassa, vedete qua? Successivo una maglia bassa, qua ne faccio un'altra maglia bassa perché è bello largo il punto, ok? Poi vado qui, entro, faccio una maglia bassa, vado qui, vado a fare un'altra maglia bassa, vado qui, faccio un'altra maglia bassa e sono arrivata al mio segnapunti. Prima di togliere il segnapunti entro, così non perdo il punto, entro, adesso posso togliere il segnapunti perché sono già entrata, vedete? Entro e faccio una maglia bassissima. Ok, cercate di non perdere il punto perché poi fate fatica a riprendere il punto perché sento con la pelliccia poi non riuscite a trovarlo più. Ok, ho fatto già il primo giro, faccio una catenella così e rientro dove ho fatto la maglia bassa. Vedete? Qui.
Entro, vado a prendere il mio segnapunti e rimetto di nuovo il segnapunti qua, che sto per iniziare il secondo giro. Vedete? Così. Adesso ogni maglia bassa sottostante andate a lavorare la maglia bassa. Lo sentite? Vedete come lo sentite? Perché qua c'è il vuoto. Per cui entrate e fate la maglia bassa. Andate nella successiva, entrate e fate la maglia bassa. Vedete? Qui c'è una maglia bassa. Lo sentite? Perché c'è il vuoto della catenella. Vedete? Entrate e fate una maglia bassa. Entrate di nuovo e fate una maglia bassa. Nella maglia successiva, vedete, c'è il vuoto, entrate e fate una maglia bassa. Nella successiva entrate e fate una maglia bassa. Vedete come viene la pellicetta? Vedete che bella? Ora fate tutto il giro così, il totale di giri di pellicetta. Ho fatto 3 giri sulle maniche, 3 giri sulla parte sotto, vedete? 3 giri nella parte dietro della spaccatura della spalla e in 6 giri, in 5-6 giri sul collo, ok? Perché lo volevo un po' alzato. Adesso vado a finire io tutto il secondo giro, il terzo giro e poi ci ritroviamo qui. Ricordatevi sempre di tenere il punto per non perderlo, ok? Perché se no potete perdere e poi fate fatica anche a spilare, perché sento una pelliccia e si fa fatica, ok? A dopo. Bene, ho fatto i miei 3 giri, vedete? Sono qui, entro, vado a fare una maglia bassissima. Ok, tolgo i segnapunti che non mi serve più, tiro il filo, lo tengo con le mani così non mi sbaglio, vado a tagliare e faccio il nodino così. Perfetto. Ok. Adesso prendo l'ago e vado a nascondere questo filato qui. Vedete? Così. Sempre se riusciamo a entrare. Vedete che non è facile ogni volta. Ok, siamo riusciti. Vado a nascondere il filato qui. Dentro, così, qua basta che fate così, ingaggiate, perché tanto è una pellicetta, non si vede bene, cioè non si vede nulla, vedete? Oh. Bene, ho nascosto il filo, lo taglio un po' lungo perché tanto è una pellicetta, come dicevamo, vedete? E adesso vi faccio vedere la maglia finita. Bene, abbiamo finito di fare anche questa parte qui in mezza manica, ho fatto i 3 giri, adesso voi andate a fare i 3 giri nell'altra manica, poi 3 giri dalla parte sotto qui, poi dalla parte dietro dove c'è la spacca, vedete? Lo spacco, 3 giri, e invece dal collo io ne ho fatti 6 giri. Ok, sempre con maglie basse. Poi se volete fare anche qui un po' di più di giri, fate voi, però la bellezza è che si deve lasciare un po' aperto il lavoro per vedere la maglia e tutto il lavoro bello. E cosa dire, io spero che vi sia piaciuto anche questo progetto, l'ultimo progetto del 2017, e io ringrazio tutti voi, che è stato un anno bellissimo, e io posso solamente ringraziarvi per tutto l'affetto che mi date e che mi date ancora fino adesso, e tutti i vostri mi piace, i vostri commenti, il vostro affetto che mi date anche nell'essere vicino quando noi siamo ammalati o c'è un festeggiamento, anche voi stesse che vi aiutate a vicenda, è bellissimo, è una cosa bellissima che nel nostro Facebook facciamo. Ringrazio anche tutte le persone che mi scrivono su YouTube e mi fate tanti commenti, ringrazio per tutti i like che mi mettete, ringrazio tutto. Io spero che sia un anno, quello che si sta per chiudere per voi è stato un anno bellissimo, e anche come anche per noi. E cosa dire, un buon anno, e spero che inizieremo un anno bellissimo nel 2018. Un bacio a tutti, buon anno, ciao.